a partire da qualche nozione su cosa sia la medicina ai nostri tempi e come si sia trasformata e da qui come mai nella medicina moderna è subentrata questa necessità di sostanzialmente valutare le differenze che ci sono negli uomini e nelle donne. Allora, come voi sapete, la medicina ai tempi andati era una scienza e un'arte, per così dire, osservazionale e aneddotica. Qui è un quadro di un pittore inglese dell'Ottocento che fa vedere come un medico al capezzale di una bambina malata niente può fare se non guardarla, riflettere, pensare che cosa potrebbe avere, ma dal punto di vista pratico poco poteva fare. Quindi una medicina osservazionale, ma poco interventistica. Sostanzialmente in ottemperanza a un aforisma di uno scrittore latino, Petronio, che riferendosi alla professione medica diceva che il medicus enim nihil est quam animi consolatio, che vorrebbe dire, letta in una accezione moderna, che sostanzialmente il medico null'altro può fare che apportare un certo conforto psicologico. La medicina oggi è molto diversa, non è più osservazionale, o per meglio dire, è in parte osservazionale, ma è in gran parte interventistica. Quando un paziente chiama il medico deve fare qualcosa, il paziente si aspetta che il medico faccia qualcosa per farlo stare meglio. E in effetti la medicina moderna è estremamente interventistica e questi interventi sono sia in ambito diagnostico, cioè capire che malattia ha quel determinato paziente, sia cercare di poter alleviare le sue eventuali sofferenze. E tutta l'impostazione della professione medica si basa in tempi moderni su quello che sulle informazioni che derivano da grandi studi clinici, in inglese si chiamano trial, cioè si reclutano 10, 20, 50.000 pazienti, si guardano determinati comportamenti, gli effetti di eventuali terapie e si traggono delle conclusioni. Queste conclusioni vengono raccolte in un corpus che configura quell'approccio della medicina moderna che è la medicina basata sull'evidenza. La medicina basata sull'evidenza è sostanzialmente una raccolta di informazioni che derivano dai grandi studi clinici con le conseguenze in ambito di procedure diagnostiche e terapeutiche. Dalla medicina basata sull'evidenza sono derivate le cosiddette linee guida che sono delle informazioni che i medici hanno sulle migliori cure e migliori procedure diagnostiche per far stare bene determinati pazienti e si basano sostanzialmente su parametri obiettivi che hanno effettivamente su quei grandi studi clinici precedentemente descritti, hanno portato a delle conclusioni sulla effettiva efficacia terapeutica di determinati trattamenti terapeutici. E io qui mi sono permesso di reinterpretare quella frase di Petronio in tempi moderni, dicendo che in realtà oggigiorno medicus enim etiam est animi consolatio, cioè ai nostri tempi il medico deve essere anche in grado di dare supporto psicologico al paziente, ma deve soprattutto cercare di curarlo al meglio. Abbiamo detto trial clinico, cioè gli studi clinici
sono studi su soggetti volontari per rispondere a domande specifiche in fatto di salute, su procedure diagnostiche, ma soprattutto procedure terapeutiche. Brevemente, i trials clinici sono divisi in quattro fasi. Le prime due sostanzialmente tendono a escludere che quel determinato trattamento abbia effetti nocivi, e le fasi 3 e 4 sono quelle in cui effettivamente si definisce l'efficacia eventuale di quel determinato trattamento. Abbiamo detto la tappa successiva degli studi clinici è la medicina basata sull'evidenza, che si basa sul principio che qualunque atto medico, in particolare di terapia, deve essere sempre basato su prove scientifiche della sua efficacia, fornite dalla letteratura medica. Se voi seguite le polemiche, le discussioni attuali sul vaccino anti-Covid, ecco che meglio comprendete quello che effettivamente dicono medici e esperti della materia sulla opportunità di andare incontro a una vaccinazione. Quindi, studi clinici ci danno delle informazioni sulla effettiva efficacia di trattamenti terapeutici che vengono raccolti in un corpus unico che fonda la medicina basata sull'evidenza, che a sua volta ci dà delle linee guida di comportamento su quali sono effettivamente i trattamenti o le procedure diagnostiche, qui più che altro parliamo di trattamenti, che sicuramente hanno dimostrato di essere efficaci in quelle determinate condizioni patologiche. Quindi la sequenza, ripeto, è studi clinici, medicina basata sull'evidenza, linee guida. Le linee guida però hanno dei limiti, perché sono fatte, sono basate su studi clinici su determinate categorie di pazienti. Facciamo un esempio: un farmaco attivo che si spera sia attivo per abbassare la pressione arteriosa viene studiato in soggetti ipertesi, ma che sono sostanzialmente soltanto ipertesi. Generalmente sono soggetti relativamente giovani, generalmente sono in gran parte uomini, quindi poco sappiamo ancora effettivamente su quello che succede sulle donne, questo ne parleremo anche successivamente se avete delle domande, ma insomma sostanzialmente le linee guida derivano da studi clinici che hanno valutato categorie particolari di pazienti che generalmente non corrispondono ai pazienti con i quali i medici si trovano a dover confrontarci tutti i giorni. Normalmente i pazienti della quotidianità non hanno una sola malattia, poi generalmente sono un pochino più anziani, e quindi l'applicazione delle linee guida fatte su categorie selezionate di pazienti non è detto, e l'esperienza ci ha dimostrato che effettivamente è così, che funzionino assolutamente anche nei pazienti con i quali i medici si confrontano tutti i giorni. Per essere più chiaro, vi faccio un esempio di una paziente come comunemente, quotidianamente, i medici valutano giornalmente. Una donna di 79 anni, affetta da artrosi, quindi una malattia degenerativa delle ossa, aumento della pressione arteriosa, diabete, è una malattia del metabolismo degli zuccheri che fa salire i livelli di glucosa nel sangue molto alto, osteoporosi, quindi una demineralizzazione delle ossa che vanno facilmente incontro a fratture, una BPCO, che è una sigla che sta a indicare sostanzialmente la bronchite cronica, quindi la malattia delle vie respiratorie. Attenendosi strettamente alle linee guida che derivano sulla base della medicina di precisione dai grandi studi clinici, questa donna dovrebbe prendere 13 diversi farmaci in 18 somministrazioni giornaliere, più terapia al bisogno. Sostanzialmente questa donna tutto il giorno non fa altro che prendere pillole, e chiaramente questo comporta un impatto notevole nella sua qualità di vita. Cambiano le sue abitudini quotidiane e ovviamente
portata a ridurre spontaneamente la terapia e quindi a non curarsi in maniera adeguata. Quindi sostanzialmente le linee guida sono utilissime nell'indirizzare il medico nel giusto trattamento di quella condizione patologica, ma hanno dei limiti, perché derivano da studi che sono fatte su popolazioni generiche e selezionate, non sui singoli pazienti. E noi sappiamo che in realtà ognuno di noi su questa terra è diverso da ogni altro individuo che anche egli è presente su questa terra. In ottemperanza a un assioma che è noto da secoli tra i medici, che in realtà le malattie non esistono, esistono le persone malate. Per meglio dire, se voi studiate nei libri di testo di medicina, per esempio la cardiopatia ischemica, l'infarto del miocardio, di cui parleremo oggi, non lo ritroverete esattamente in pazienti che voi effettivamente visitate e in cui sospettate una cardiopatia ischemica, perché quel paziente ha delle caratteristiche sue, personali, che lo rendono diverso da tutte le altre persone su questa terra. E quindi non esistono in realtà le malattie così come sono state codificate, ma come si presentano nel singolo individuo. E questo è per fare un pochino di sfoggio di erudizione, è già un concetto che il padre della medicina greca, Ippocrate, già aveva ben chiaro. E in termini, come dire, provocatori, è stato detto che invece di fare degli studi clinici, dei trials, su tantissime persone, probabilmente bisognerebbe cambiare modalità di ragionamento e fare degli studi clinici sulla singola persona, perché il singolo individuo è completamente diverso da ogni altro individuo. Sulla base di questa considerazione, il presidente Barack Obama nel 2015 per primo lanciò negli Stati Uniti d'America un progetto nazionale definito Precision Medicine, cioè medicina di precisione, che era sostanzialmente volto a cercare di rendere quanto più possibile adattata al singolo individuo qualunque procedura medica, sia diagnostica sia terapeutica. E come sempre succede, dal pronunciamento del presidente degli Stati Uniti nel gennaio del 2015, a distanza di qualche mese ha fatto seguito anche il pronunciamento della Unione Europea. Anche l'Unione Europea, nello stesso anno, con qualche mese di ritardo, ha lanciato un progetto volto alla ricerca nell'ambito della medicina di precisione, cioè nell'adattare procedure diagnostiche e terapeutiche al singolo individuo, quanto più possibile, perlomeno al singolo individuo. Tanto è importante questo nuovo approccio della medicina moderna che vedete, per esempio, anche in Italia è stato recepito, e anche la regione Toscana ha recepito questo nuovo approccio disciplinare della medicina, anche perché, detto fra noi, sono stati stanziati dei fondi estremamente generosi e quindi ci sono soldi da poter utilizzare per andare avanti nella ricerca in questo ambito. E qui vedete, la regione Toscana ha creato un centro di medicina di precisione che per l'appunto è qui a Siena. L'Università di Siena ha instaurato da questo anno un corso di dottorato di ricerca in medicina traslazionale di precisione. Il dottorato di ricerca è un corso post laurea, non necessariamente post laurea di medicina, ma anche post laurea di scienze biologiche. E non so se avete seguito, state seguendo
Ora, tutta la vicenda dei fondi europei in risposta alla pandemia Covid-19, i famosi PNRR, cioè Piano Nazionale di Risposta e Resilienza, orbene, cioè sono dei fondi europei, quindi soldi che vengono dati ai singoli stati per cercare di risollevare le sorti di un'economia che ha subito l'impatto della pandemia da Covid-19. Ma non sono soldi soltanto deputati a risollevare le sorti dell'economia, ma sono anche deputati ad accelerare e accentuare gli studi sulla ricerca. Anche la ricerca medica è una di queste voci del PNR, riguarda per l'appunto la medicina di precisione. Vedete, l'ho sottolineata in rosso, diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione. Quindi medicina di precisione. La medicina di precisione sostanzialmente è medicina personalizzata. Quanto più possibile adattare le procedure diagnostiche e terapeutiche al singolo individuo. Ora, al momento attuale, non siamo particolarmente vicini a riuscire a mettere in pratica questo nuovo concetto di medicina moderna, no, cioè non siamo in grado di adattare perfettamente ad ogni singolo individuo le procedure diagnostiche e terapeutiche. Un primo passo per cercare di discriminare all'interno della popolazione potrebbe essere quello di dividere la popolazione nelle due grandi classi di individui, che sono i maschi e le femmine. Quindi, per certi versi, la prima tappa per la medicina di precisione potrebbe essere incominciare a capire se è possibile differenziare trattamenti e procedure diagnostiche fra maschi e femmine. Se non riusciamo ad intervenire sul singolo individuo, perlomeno partiamo sul 50% della popolazione umana. Orbene, questa nuova impostazione, questo concetto di adattare la medicina ai singoli individui partendo dai maschi e dalle femmine si chiama medicina di genere. Bisogna premettere che nella medicina di genere ci sono due concetti fondamentali. Uno è legato alle differenze biologiche legate al sesso, cioè le differenze genetiche, anatomiche e endocrine, sulla base delle quali la popolazione mondiale si divide in maschi, cioè geneticamente maschi, e femmine, cioè geneticamente femmine. Geneticamente, con tutte le conseguenze anatomiche, metaboliche, funzionali che derivano dalle differenze genetiche. L'altro concetto importante è il genere. Quindi, che contrariamente al sesso che ha un'accezione puramente biologica, il genere ha un'accezione, oserei dire, sociale, socio-economica, in cui la popolazione mondiale si divide non tanto in maschi e in femmine, quanto in uomini e donne. Quindi il sesso è un'accezione biologica, il genere è un'accezione socio-culturale. Non tutti i maschi si sentono femmine, no, scusate, non tutti i maschi si sentono uomini, non tutte le femmine si sentono donne. E quindi essere maschi o femmine dal punto di vista biologico non significa necessariamente essere, sentirsi o essere considerati uomini o donne. La medicina di genere raccoglie in sé questi due concetti, sia il concetto di differenze biologiche, quindi differenze basate sul sesso, sia il concetto di differenze socio-economico-culturali che vengono definite dal genere. Medicina di genere interpreta tutti e due questi concetti. Parlando più in particolare delle differenze biologiche, quindi basate sulla differenza sessuale, quindi sull'essere maschi e femmine, le
le differenze fra i due sessi sono ovviamente genetiche. Sapete, l'uomo e la donna hanno un patrimonio genetico diverso. L'uomo ha due cromosomi sessuali XY, la donna ha due X. Questo fa sì che ci siano, oltre a differenze genetiche, anche differenze anatomiche. Gli uomini sono generalmente più massicci, hanno un indice di massa corporea maggiore delle donne, hanno diversa distribuzione di alcuni tessuti, il tessuto adiposo, il tessuto muscolare, differenze metaboliche, il modo di metabolizzare i nutrienti e i farmaci è diverso fra gli uomini e le donne, ma soprattutto sono diverse il modo di essere dal punto di vista ormonale. Sapete, le donne hanno una prevalenza di ormoni detti estrogeni, gli uomini hanno una prevalenza di ormoni detti androgeni. Sulla base di queste differenze di tipo biologico, la medicina di genere ha studiato e documentato che effettivamente di fronte a determinate malattie i maschi e le femmine si comportano in maniera diversa. Per esempio, le donne sono a maggior rischio di malattie autoimmuni, cioè di aggressioni da parte del sistema immunitario non verso antigeni estranei, verso i quali ovviamente deve intervenire per impedirgli di diffondersi nell'organismo facendo danno, per esempio il virus del morbillo, il batterio della polmonite, ma in questi casi il sistema immunitario è diretto verso antigeni del proprio stesso organismo, verso i quali normalmente non dovrebbe fare un'azione immunitaria, cioè non dovrebbe produrre anticorpi, non dovrebbe attivare delle cellule in grado di distruggere questi tessuti nel nostro stesso organismo. Diciamo che come regola generale le femmine, il sesso femminile, ha un sistema immunitario più vivace rispetto agli uomini, più pronto a rispondere a qualsiasi tipo di aggressione. E questo è un vantaggio perché le donne normalmente rispondono meglio alle malattie infettive, nel senso che sono più resistenti nei confronti delle malattie infettive, si ammalano anche meno, ma diciamo il contraltare negativo è che avendo un sistema immunitario più vivace sono più propense a fare malattie autoimmuni, cioè aggressioni da parte del sistema immunitario non verso antigeni estranei all'organismo, ma verso antigeni del proprio organismo. Le donne hanno una maggiore incidenza di fratture di femore perché tendono a perdere consistenza nelle ossa con l'andare del tempo. Sono a maggior rischio di andare incontro a fenomeni depressivi e queste tre condizioni derivano essenzialmente dagli estrogeni. Gli uomini hanno un maggior rischio di mortalità per cancro, viceversa le donne sono più resistenti nei confronti del cancro. Diciamo che più uomini ogni anno si ammalano di cancro rispetto alle donne, ma ci sono più donne malate di cancro degli uomini perché gli uomini muoiono prima, o per meglio dire le donne rispondono meglio alla malattia, rispondono meglio alle terapie. E infine, e qui l'ho sottolineato perché sarà sostanzialmente l'oggetto di questa presentazione, gli uomini sono a maggior rischio di malattie cardiovascolari, in particolare in età più giovane. Per malattie cardiovascolari si intendono le manifestazioni cliniche di una condizione patologica che è l'aterosclerosi. Le manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi, se interessano il cuore, danno la cardiopatia ischemica, il sistema nervoso centrale danno un'ischemia cerebrale, se interessano le arterie che irrorano gli arti inferiori, producono quella condizione che si chiama claudicatio intermittens e così via. Diciamo, per malattie cardiovascolari si intendono le manifestazioni cliniche
dell'aterosclerosi. L'aterosclerosi, dunque, è un processo patologico di cui penso tutti abbiate sentito parlare, che in breve è caratterizzato dalla deposizione di grassi nel contesto della parete interna dei vasi arteriosi, non venosi, arteriosi, di medio e grosso calibro, associata ad una reazione infiammatoria che porta alla formazione di una struttura patologica che viene detta placca, placca aterosclerotica, che progressivamente tende ad accrescersi. Questa è la placca aterosclerotica, questo è il lume del vaso, che vedete progressivamente tende a restringere il lume del vaso, a ridurre la pervietà del vaso stesso. È un fenomeno che si realizza molto lentamente, ma si manifesta prevalentemente nell'età più avanzata. L'aterosclerosi e le sue manifestazioni cliniche sono considerate, e lo erano anche precedentemente, manifestazioni prevalentemente dell'età avanzata. In realtà si è visto che le lesioni iniziano a formarsi, a comparire anche in età estremamente giovanile, già nella prima, nella seconda decade di vita. In termini aneddotici, fino agli anni 50 si pensava che l'aterosclerosi fosse malattia della terza età. Poi, nel corso della guerra di Corea, quindi 52, 53, 54 più o meno, i medici militari americani iniziarono a fare autopsie anche ai giovani soldati morti sul campo di battaglia. Quindi ragazzi di 18, 20, 25 anni, e in questi soggetti trovavano delle iniziali alterazioni aterosclerotiche. Da allora ci si è rese conto che questa condizione patologica ha un inizio estremamente precoce, prosegue nel tempo lentamente ed effettivamente giunge al suo apice in termini di manifestazioni cliniche nell'età avanzata, diciamo oltre i, diciamo, la Società Italiana di Geriatria ha posto il limite dell'età geriatrica a 65 anni, quindi si dovrebbe essere anziani oltre 65 anni. In realtà l'aterosclerosi già dai 55 anni in poi dà segno di sé. Abbiamo detto, una manifestazione clinica dell'aterosclerosi è la cardiopatia ischemica. È quella particolare manifestazione dovuta alla localizzazione dell'aterosclerosi e della sua manifestazione patologica, che è la placca, a livello delle arterie che vanno a nutrire il cuore, le arterie coronarie. La cardiopatia ischemica può essere definita una malattia perché se ne conosce la causa, cioè l'aterosclerosi che interessa le arterie coronariche, cioè le arterie che irrorano il cuore. Se ne conosce il meccanismo perché si ha una riduzione del flusso coronarico, vedete piano piano il lume del vaso si restringe, meno sangue passa per irrorare il tessuto miocardico. Se ne conoscono le alterazioni anatomo-patologiche che sono definite ischemia, cioè la sofferenza del cuore, del tessuto miocardico, che avrebbe bisogno di tanto sangue, ma in realtà gli arriva poco sangue, quindi gli arriva poco ossigeno, gli arrivano poco nutrienti. Quella condizione che viene definita ischemia. Se questa condizione di ipoperfusione del cuore, di ischemia, dura molto a lungo, le cellule vanno incontro a morte, che, utilizzando un termine che deriva dal greco necros, si chiama necrosi. La necrosi è sostanzialmente l'effetto dell'ischemia prolungata. Abbiamo segni e sintomi, cioè abbiamo una semiotica, come si manifesta clinicamente nel paziente con il dolore toracico, che, mutuando un termine, questa volta viene dal latino, viene definito angina, angina pectoris, cioè dolore di petto. Abbiamo la possibilità di fare una diagnosi strumentale di laboratorio. Tutti sanno più o meno che per studiare il cuore se ne valuta l'attività
elettrica con l'elettrocardiogramma, ma abbiamo anche degli esami di laboratorio che ci dicono a che punto è la cardiopatia ischemica, se è già a un punto in cui c'è morte cellulare, ovvero se ancora non è a un punto in cui c'è morte cellulare, cioè necrosi. In termini didattici, la cardiopatia ischemica nella fase acuta, quindi quando si manifesta improvvisamente, prevede tre diverse condizioni. Una, l'abbiamo detta, è l'angina pectoris, un'altra è l'infarto del miocardio, che ha due diverse tipologie di presentazione all'elettrocardiografica. La terza è una condizione nella quale ci si può fare poco, perché è la morte improvvisa coronarica. Quindi angina, infarto, morte improvvisa coronarica. Brevemente, la diagnosi di cardiopatia ischemica si fa sulla base della clinica. Per clinica intendiamo le manifestazioni soggettive nel paziente della malattia, cioè i sintomi. Sostanzialmente il dolore tipico, l'angina pectoris. Poi abbiamo la possibilità di fare diagnosi strumentale con l'elettrocardiogramma. Vi ho detto, abbiamo anche la possibilità di discriminare in quale fase della cardiopatia ischemica ci si trova, cioè se c'è voluta morte cellulare, ovvero se ancora morte cellulare non c'è stata con gli esami di laboratorio. E poi possiamo fare quello che in gergo si chiama il gold standard diagnostico, cioè l'esame principe, quello che ci dà la certezza della condizione patologica, che è una sorta di arteriografia delle coronarie, cioè si immette un mezzo di contrasto nel circolo arterioso, si va a visualizzare come si distribuisce nel circolo arterioso del cuore le coronarie e si vede se ci sono dei problemi a più livelli. Diciamo che la manifestazione principale, più importante, più nota della cardiopatia ischemica è l'infarto del miocardio. L'infarto del miocardio è una condizione di carenza di apporto di ossigeno e di nutrienti al cuore per effetto di un restringimento del lume delle arterie coronariche, che se portato oltre un certo limite porta a morte delle cellule miocardiche. Orbene, abbiamo visto che la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio, che è una sua espressione, è più frequente negli uomini rispetto alle donne e quindi per certi versi una patologia di genere. Vedete, questa è una statistica abbastanza recente toscana, che fa vedere come sono più maschi ad avere infarto di come abbiano l'infarto le donne. Questa è la media. Più maschi hanno un infarto di delle femmine. Questo in Toscana, ma lo stesso avviene in Italia, lo stesso avviene in Europa. Questo perché la formazione, la progressione delle placche aterosclerotiche nelle arterie degli uomini è drammaticamente più precoce e rapido negli uomini anziché nelle donne. Per meglio dire, è più rapido negli anni più giovanili, fra virgolette. Ma questo non perché gli uomini siano sfavoriti rispetto alle donne, ma perché le donne sono avvantaggiate rispetto agli uomini, perché gli estrogeni, cioè gli ormoni femminili, hanno un ruolo protettivo nei confronti della formazione e della progressione dell'aterosclerosi. Quindi sostanzialmente le donne si ammalano di aterosclerosi più in, diciamo, più in età avanzata rispetto agli uomini. E la parità di progressione e formazione di placca aterosclerotica, la parità dei sessi, diciamo, viene raggiunta intorno a 75 anni. Per meglio capire il concetto, gli uomini partono più rapidamente, le donne partono più lentamente,
intorno ai 50-55 anni, gli uomini tendono, se non a rallentare, sicuramente non a accelerare in maniera importante, le donne invece accelerano in maniera importante. E ovviamente salta agli occhi il perché di questo motivo. Ecco, questo è, vedete, un grafico riepilogativo di quello che vi dicevo precedentemente. In verde sono i maschi, in rosso sono le donne. Vedete, le donne come se fossero spostate di circa 10 anni più in là nell'età rispetto agli uomini. Gli uomini sono più precoci, le donne sono più tardive rispetto agli uomini. Qui vedete, intorno a questa differenza incomincia a manifestarsi in maniera più acuta di là dopo i 55 anni. Se si va a vedere infatti la prevalenza di cardiopatia ischemica per età, si vede come a partire da 55 anni gli uomini sicuramente tendono ad avere una prevalenza minore rispetto alle donne. Fino a 55 anni prevalgono gli uomini. Dopo i 55 anni le donne tendono a prevalere sugli uomini. E ovviamente, come mai? Perché le donne sono protette, diciamo, fino ai 55 anni, e gli uomini invece dopo i 55 anni sono praticamente pareggiano il conto con le donne. O per meglio dire, perché le donne sono protette fino a 55 anni e non lo sono più da quell'età in poi? Perché ovviamente sopravviene la menopausa e quindi c'è il crollo di questi ormoni detti estrogeni, che hanno un ruolo protettivo nei confronti dello sviluppo della cardiopatia ischemica. E ovviamente gli estrogeni sono tipicamente femminili, e quindi quando dopo la menopausa si ha la riduzione degli estrogeni, si può dire che viene a mancare questa protezione e le donne recuperano rapidamente il terreno perduto e a 75 anni circa pareggiano il conto con gli uomini. I meccanismi attraverso i quali gli estrogeni proteggono nei confronti della aterosclerosi e quindi anche della manifestazione clinica dell'aterosclerosi a livello del cuore, la cardiopatia ischemica, sono piuttosto complessi. Vi accenno soltanto che hanno un ruolo di rendere meno responsivi dei sistemi che sono nocivi per la funzione del cuore. In altri termini, gli estrogeni attenuano gli effetti di determinate sostanze circolanti nei confronti del cuore, effetti che sono generalmente nocivi. Probabilmente di queste sostanze, di questi sistemi bio-umorali, voi conoscete le catecolamine, adrenalina e noradrenalina. Ma ci sono anche altri, c'è l'angiotensina, c'è l'arinina, l'aldosterone, ma insomma sostanzialmente il concetto è che gli estrogeni proteggono dagli effetti nocivi di queste sostanze e oltre a questo hanno anche un'attività antiossidante. Non so se sapete che la ossidazione delle membrane cellulari e dei tessuti in generale è ritenuto essere il principale meccanismo dell'invecchiamento. Diciamo l'invecchiamento degli organi, degli apparati, diciamo degli organismi in generale, è un processo che si realizza per lo stress ossidativo. E gli ormoni sessuali femminili, gli estrogeni, hanno un effetto di proteggere nei confronti dello stress ossidativo, hanno un effetto antiossidante. Quindi sostanzialmente gli ormoni femminili proteggono gli organi ed apparati perché attenuano gli effetti nocivi di alcuni sistemi circolanti nel sangue e hanno un effetto più in generale antiossidante.
Quindi le donne si ammalano di meno di cardiopatia ischemica, hanno una minor prevalenza di infarto del miocardio, ma ahimè hanno una mortalità di cardiopatia ischemica maggiore rispetto agli uomini. In altri termini, le donne si ammalano meno di cardiopatia ischemica, ma quando si ammalano di cardiopatia ischemica muoiono più degli uomini. E questo è un apparente paradosso. Questo è un grafico di una statistica nordamericana che fa vedere come la mortalità per malattie cardiovascolari a partire dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 90 sia maggiore nelle donne con la striscia rossa rispetto agli uomini la striscia azzurra. In anni più recenti, vedete, fino agli anni 2000, primo decennio degli anni 2000, ancorché si noti, vedete, una tendenza alla riduzione per mortalità per cardiopatia ischemica sia nei maschi che nelle femmine, tuttavia questa differenza di genere persiste. Si muore meno per cardiopatia ischemica, ma le donne muoiono più degli uomini. Paradossalmente, perché abbiamo detto che le donne, almeno fino a 55 anni, sono protette nei confronti della cardiopatia ischemica. E allora, perché si ha questa differenza di comportamento fra maschi e femmine? Prima di tutto, voglio tranquillizzare le femmine nell'accezione biologica, le donne nell'accezione di genere, che comunque sia l'aspettativa media di vita in Italia e nel mondo è comunque maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Questa è una statistica un pochino vecchia del 2015, vedete l'aspettativa di vita delle femmine di 84,7 anni, dei maschietti intorno a 80,1 anni, questo in Italia. Nel mondo questa differenza si mantiene sempre ovviamente a favore delle femmine, però ahimè, considerando anche paesi in via di sviluppo, l'aspettativa di vita nel mondo globalmente considerato è minore rispetto in Italia. E comunque vedete che l'aspettativa di vita nel tempo tende a crescere, comunque si mantiene questa differenza fra uomini e donne. Le donne hanno un'aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini. Ritorniamo all'argomento della presentazione. Ma perché, anche se si ammalano meno, sono fra virgolette protette, le donne nei confronti della cardiopatia ischemica muoiono di più? Quali sono le differenze, se ci sono differenze? Prima domanda, ci sono differenze anatomiche? Cioè il circolo coronarico delle donne e degli uomini è diverso? Allora, dal punto di vista della distribuzione anatomica, no. Sono due le arterie coronarie, la destra e la sinistra, anzi sono le prime arterie che si diramano dall'aorta una volta che fuoriesce dal cuore, una destra e una sinistra. La sinistra a sua volta si divide in due rami che vengono detti interventricolare anteriore e circonflesso, ma sostanzialmente l'anatomia delle coronarie è assolutamente identica fra gli uomini e le donne. L'unica cosa è che il carico delle coronarie femminile è leggermente minore rispetto a quello degli uomini. E quindi uno potrebbe pensare, quindi una placca che cresce all'interno del lume di un vaso che ha un carico minore fa prima a occludere quel carico. In realtà, come abbiamo visto, non è così, perché sicuramente fino a 55 anni le donne sono protette, da 55 anni in poi che c'è questo grande salto, ahimè, qualitativo negativo nelle donne rispetto agli uomini. E poi i rapporti percentuali, la crescita della placca e il diametro del lume non è diverso fra gli uomini e le donne.
L'unica differenza che si può avere e che può dipendere da questo calibro delle coronarie femminili leggermente più stretto è negli interventi di chirurgia delle coronarie, quelli che una volta, ora si fanno molto meno, quelli che vengono definiti bypass aorto coronarico. Per intenderci, un'arteria coronarica che è occlusa a un certo determinato livello, si fa un intervento correttivo facendo una sorta di ponte, prendendo un pezzettino di arteria di vena dall'altra parte, si appiccica un terminale dell'arteria nell'aorta, l'altro terminale a valle dell'occlusione coronarica, e quindi il sangue arriva a valle dell'occlusione coronarica attraverso questo ponte che abbiamo fatto chirurgicamente. Orbene, gli interventi di bypass erano gravati da una maggior incidenza di complicanze nei maschi e nelle femmine, scusate, rispetto agli uomini, 4,5 rispetto a 1,9. Si pensava che questo potesse essere dovuto al fatto che, essendo le coronarie femminili più piccole, più strette, era più difficile riabboccarci il bypass, e una eventuale reazione fibrotica, cioè alla ricucitura del bypass nell'arteria coronarica, poteva più facilmente andare incontro a un restringimento ulteriore e eccessivo del lume coronarico. Ma sostanzialmente non esistono differenze anatomiche significative fra il circolo coronarico maschile e quello femminile. Ci si è chiesto: ci sono la differenza è nei fattori di rischio. Cosa sono i fattori di rischio? I fattori di rischio sono delle condizioni che hanno un'associazione statisticamente significativa col rischio di andare incontro ad aterosclerosi e a manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi. I fattori di rischio classicamente si dividono in due grandi categorie: quelli modificabili, cioè sui quali possiamo intervenire riducendone l'impatto, e quelli non modificabili, cioè quelli sui quali non possiamo fare sostanzialmente niente. Qui vedete, i non modificabili sono la familiarità, il sesso maschile e l'età. Familiarità: avere il babbo, la mamma, i nonni che sono morti di infarto è un fattore di rischio enorme per i figli. Cioè, avere in famiglia cardiopatia ischemica, avere in famiglia manifestazioni cliniche di aterosclerosi è un fattore di rischio molto importante, anzi direi probabilmente il fattore di rischio principale. E su questo possiamo fare poco, perché non possiamo cambiarci i genitori, gli zii, i nonni. L'altro fattore non modificabile è il sesso maschile. Abbiamo visto gli uomini, per effetto della mancata protezione degli estrogeni, si ammalano di più di aterosclerosi, la progressione dell'aterosclerosi è più rapida. E l'altro è l'età, perché abbiamo visto, mano a mano si va in là con l'età, aumenta il rischio di andare incontro a manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi. Abbiamo detto che l'aterosclerosi è una malattia che inizia in tempi molto precoci, ma si manifesta in tempi caratteristici dell'età avanzata. I fattori di rischio modificabili sono sostanzialmente abitudini di vita e malattie particolari. Abitudini di vita: la sedentarietà, cioè non fare attività fisica, fumare, il fumo di sigarette, una dieta ricca di grassi animali, di grassi saturi. Abbiamo visto che la componente principale della placca aterosclerotica sono i grassi. E alcune malattie: avere la pressione alta è un fattore di rischio, avere il diabete mellito, avere la glicemia alta è un fattore di rischio, avere processi infiammatori, avere malattie infiammatorie croniche è un fattore di rischio, perché l'infiammazione è una condizione che accelera l'aterosclerosi. E se vi ricordate, vi ho detto che le donne hanno un sistema immunitario come dire, più efficiente degli uomini, e quindi fanno più infiammazione rispetto agli uomini. Allora, sono stati studiati questi fattori di rischio per vedere se alcuni fattori di rischio avevano un impatto maggiore
negli uomini, ovvero avesse un impatto maggiore nelle donne. Ed è stato visto che fra i fattori di rischio modificabili, per le donne è più importante che per gli uomini il diabete, per le donne è più importante che per gli uomini il fumo, per le donne è più importante che per gli uomini avere un certo tipo di grassi aumentati nel sangue, che sono i trigliceridi. E poi abbiamo visto che le donne fanno più infiammazione rispetto agli uomini, che è un fattore di rischio, e poi abbiamo visto che le donne si ammalano di aterosclerosi, cardiopatia ischemica in età più avanzata. Quindi anche l'età è per certi versi un fattore di rischio prevalentemente più per le donne che per gli uomini, perché le donne da giovani sono protette da grandicelle, diciamo, viceversa, perdendo la protezione degli estrogeni, aumentano il rischio di andare incontro a manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi. Quindi le donne, per ridurre il rischio nelle donne, bisogna curare bene il diabete, smettere di fumare e abbassare quanto più possibile i livelli di questi grassi, detti trigliceridi, nel sangue e curare l'infiammazione. Sull'età poco ci si può fare. Per gli uomini contano di più avere un altro tipo di grasso a livelli alti nel sangue, che è il colesterolo, e avere la ipertensione arteriosa. Quindi negli uomini, per ridurre quanto più possibile il rischio di cardiopatia ischemica, bisogna curare bene la pressione arteriosa, l'ipertensione, e abbassare il colesterolo. Dunque, quindi, nei fattori di rischio qualche differenza fra maschi e femmine c'è, comunque non è tale da giustificare questo diverso comportamento di fronte alla malattia. Comunque le donne si ammalano meno degli uomini, ma perché dovrebbero morire più degli uomini? La differenza sta forse nei sintomi, cioè nella presentazione clinica della malattia, cioè nelle manifestazioni soggettive nel singolo paziente della malattia? Qui bisogna dire che la presentazione clinica della cardiopatia ischemica, dell'infarto del miocardio, per intenderci, nelle donne e negli uomini non è lo stesso. Abbiamo detto che uno dei cardini base della diagnosi di cardiopatia ischemica è il dolore toracico, quello che abbiamo detto, angina pectoris, che in particolare negli uomini ha delle caratteristiche assolutamente tipiche che lo rendono difficilmente confondibile con altre condizioni di dolore. È un dolore toracico anteriore che si irradia alle due braccia, prevalentemente al braccio destro, vedete il lato ulnare, cioè dove c'è l'ulna, no, dove c'è il radio, si irradia posteriormente al dorso, dà la sensazione di morte imminente. Diciamo, negli uomini, in più dell'80% dei casi, il dolore dell'infarto ha queste caratteristiche, tali che vengono a farlo definire un dolore tipico. Ahimè, nelle donne il dolore da cardiopatia ischemica si presenta in maniera diversa, più subdola, non tende a irradiarsi, o tende a irradiarsi alle braccia in percentuale minore, non tende a irradiarsi al dorso, tende a irradiarsi alla nuca, è più localizzato in una zona particolare della porzione toracica anteriore. Insomma, sostanzialmente, il dolore, l'angina pectoris delle donne ha caratteristiche diverse di quella degli uomini, tanto che fanno perdere a questo tipo di dolore quella caratteristica che noi abbiamo definito tipico. Cioè, non è più un dolore tipico, ma è più un dolore atipico. Quindi introduce la sintomatologia dolorosa, la cardiopatia ischemica nella donna, un fattore confondente. Il dolore è meno tipico rispetto a quello degli uomini. Oltre a ciò, dal momento che si sa che le donne hanno una incidenza e prevalenza di cardiopatia ischemica minore
rispetto a quelli degli uomini, e dal momento che si pensa comunemente che le donne siano, fra virgolette, non me ne vogliano le donne in ascolto, più lamentose rispetto agli uomini, generalmente il dolore della donna, perché non è tipico, perché in una donna che meno si sa, meno soggetta ad avere un infarto, perché si pensa che possa essere più lamentosa degli uomini, viene sottovalutato, viene trascurato. Addirittura questo sottovalutare le manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica nella donna ha assunto un nome ben definito, che è la Yentl sindrome, la sindrome di Yentl. È stata codificata questa abitudine di sottovalutare le manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica nella donna. E quindi il sottovalutare i sintomi e le manifestazioni cliniche del dolore cardiaco nella donna ha fatto sì che in effetti ci sia un ritardo di diagnosi di cardiopatia ischemica nella donna rispetto all'uomo. E questo sì che è una differenza di genere importante, che potrebbe spiegare perché la mortalità di cardiopatia ischemica nelle donne è maggiore degli uomini, perché c'è un ritardo diagnostico. La manifestazione clinica nella donna viene sottovalutata e quindi si pensa all'infarto più tardi, e il tempo è importante. La cardiopatia ischemica è una patologia tempo dipendente, vuol dire non bisogna perdere tempo. Più tempo si perde, più alto è il rischio di mortalità, e nella donna generalmente si ha un ritardo di diagnosi. A maggior dimostrazione che questo problema, la Yentl syndrome, è effettivamente un problema, è, diciamo, di supporto la constatazione che in un'altra manifestazione dell'aterosclerosi, che riguarda il circolo che irrora il cervello, quindi le carotidi e le arterie vertebrali, succede esattamente lo stesso. Anche i sintomi di ischemia cerebrale nelle donne sono leggermente diversi rispetto a quelli degli uomini, e anche in questo caso c'è una Yentl syndrome. Anche nell'ischemia cerebrale c'è un ritardo di diagnosi nelle donne rispetto agli uomini. Quindi, in effetti, le manifestazioni cliniche dell'aterosclerosi a livello coronarico, cuore, a livello del circolo encefalico, carotidi, vertebrali, sono diverse negli uomini e nelle donne, e questo porta ad un ritardo di diagnosi e quindi a un maggior rischio di mortalità. Oltre a ciò, le alterazioni coronariche, cioè il danno delle coronarie, è uguale nei maschi e nelle femmine. In realtà non lo è, e vedremo in che senso. Questo è una esemplificazione del circolo coronarico. Vedete, ci sono i grossi rami coronarici, le tre arterie coronarie che decorrono sostanzialmente sulla superficie del cuore, e da questi si diramano dei rami di calibro progressivamente inferiore che si vanno a portare sempre più all'interno delle pareti del cuore. Sono, in termini tecnici, i grossi rami coronarici si chiamano vasi epicardici, perché stanno sopra la superficie del cuore. I vasi che si diramano dalle coronarie e vanno all'interno della parete del muscolo cardiaco si chiamano rami intramurali. Quindi ci sono sostanzialmente del circolo coronarico è caratterizzato da un macro circolo, cioè arterie di grosso carico, e da un micro circolo, vasi che irrorano le pareti più interne del miocardio di più piccolo calibro. Orbene, si è visto che generalmente gli uomini hanno una maggior
prevalenza rispetto alle donne di danni a livello del macrocircolo, cioè i grossi rami coronarici sono interessati da stenosi, ostruzioni dovute alla presenza di placca aterosclerotica più negli uomini che nelle donne. Nelle donne sono più i soggetti che hanno i grossi rami coronarici assolutamente pervi, cioè non ci sono placche, purtuttavia hanno una cardiopatia ischemica, perché nelle donne la cardiopatia ischemica tende a localizzarsi molto più che negli uomini a livello di quei vasi che abbiamo definito intramurali, a livello del microcircolo, dei vasi che si approfondano dalla parte esterna del cuore all'interno del muscolo cardiaco. Nelle donne ci sono due condizioni di cardiopatia ischemica che, scusatemi il termine, sono patognomoniche, tipiche del sesso femminile, che sono l'angina microvascolare e il dolore della cardiopatia ischemica che si ha laddove i grossi vasi coronarici sono assolutamente pervi, liberi, non ci sono placche, ma il problema è a livello dei piccoli vasi. Per questo si dice angina microvascolare. Questa è una patologia di genere, è tipica del sesso femminile. Così come tipica del sesso femminile è un'altra patologia che interessa il microcircolo coronarico, che ha un nome che deriva da un termine giapponese, tako tsubo, che è questo vaso con il quale i pescatori giapponesi pescano i polpi nel mar del Giappone, che è stata chiamata così perché il cuore, in condizioni di sofferenza ischemica, assume una forma che richiama un pochino la forma del vaso dei pescatori di polpi giapponesi, sindrome di Takotsubo. Anche la sindrome di Takotsubo è una cardiopatia ischemica che non interessa il macrocircolo, i grossi vasi coronarici, ma interessa il microcircolo, cioè i piccoli vasi coronarici. E dite, questo che c'entra con la mortalità? C'entra perché se noi facciamo un esame, quell'esame strumentale che abbiamo detto, il gold standard, l'esame diagnostico per eccellenza della cardiopatia ischemica, che è la coronariografia, e non troviamo ostruzioni, stenosi, placche nelle coronarie, siamo un pochino più nel dubbio che effettivamente quel soggetto abbia una cardiopatia ischemica. In realtà, oggi come oggi, siamo assolutamente consapevoli che il fatto di avere le arterie coronariche grosse, assolutamente pervie, non esclude la possibilità che ci sia una cardiopatia ischemica, perché potrebbe esserci un problema a livello del microcircolo coronario, quindi un problema di perfusione, di nutrizione, di ossigenazione del cuore, che non dipende dai grossi vasi, ma dipende da piccoli vasi. E le due condizioni, cioè malattia dei grossi e malattia dei piccoli vasi, non ha una grossolana differenza in termini di rischio di morte. Qui vedete che anche i pazienti che hanno una patologia del microcircolo coronarico hanno un rischio di morte e di eventi cardiovascolari maggiori elevato. Quindi non è vero che se le coronarie, i grossi vasi coronarici sono pervi, non è difficile che ci sia una cardiopatia ischemica. È possibile che ci sia, ed è possibile che sia una microangiopatia coronarica. E in un caso e nell'altro il rischio di mortalità è estremamente elevato. Anzi, nell'angina microvascolare, dal momento che si tende a sottovalutare la presenza di questa malattia, perché le coronarie grosse sono normali, il rischio è maggiore perché si tende a sottovalutare la presenza di una microangiopatia. Quindi, due
differenze importanti che possono in parte spiegare, io sarei dire in gran parte spiegare, la maggior mortalità delle donne rispetto agli uomini. Uno, nelle donne si ha un ritardo di diagnosi che deriva dal fatto che le manifestazioni cliniche, il dolore della cardiopatia ischemica nella donna è diverso, non è tipico come quello dell'uomo, e generalmente per effetto della sindrome Yentl si tende a ritardare la diagnosi. L'altro, perché è un'ulteriore condizione che può contribuire a sottovalutare la gravità del quadro clinico nelle donne, è il fatto che le donne hanno molto più degli uomini un interessamento delle coronarie, non dei grossi vasi, ma dei piccoli vasi, del microcircolo. E anche l'interessamento del microcircolo è a elevato rischio di morte. Quindi rischio di sottovalutare le manifestazioni cliniche, i sintomi della malattia, e rischio di sottovalutare la gravità del quadro clinico perché non si trovano grossi vasi coronarici interessati dalla aterosclerosi. In più, la donna, per condizioni non ben, per motivi non ben noti, va incontro più degli uomini ad una condizione che si definisce dissezione spontanea coronarica. Sostanzialmente si rompono le arterie coronariche. All'interno del vaso coronarico si ha una perdita di contatto fra le pareti, le parti interne e le parti esterne della parete del vaso, e sostanzialmente si ha una sorta di fissurazione, di rottura della parete coronarica. E quindi si ha questa condizione che è la dissezione spontanea coronarica, che è presente in circa il 90% nel sesso femminile. Quindi su 10 dissezioni coronariche, 90 sono donne e 10 soltanto sono uomini. Quindi questa tendenza ha una problematica importante a livello del circolo coronarico, che è la dissezione spontanea delle coronarie, che è maggiormente presente nelle donne, è un ulteriore fattore di rischio aggiuntivo di mortalità nelle donne rispetto agli uomini. Esiste un rischio aritmico differente fra i maschi e le femmine. Che cosa vuol dire rischio aritmico? Il cuore batte regolarmente, ha una frequenza regolare che deriva da un segnapassi, cioè da un centro posto nella parte alta di destra del cuore, che regola il ritmo del cuore. Normalmente, quando questo ritmo regolare si altera, si parla di aritmie. Orbene, una delle complicanze principali della cardiopatia ischemica in fase acuta, diciamo l'infarto acuto del miocardio, è l'insorgenza di alterazioni del ritmo cardiaco, quelle che si chiamano aritmie. Queste aritmie possono essere anche gravi, possono essere anche mortali. Una delle complicanze principali dell'infarto del miocardio è l'insorgenza di una aritmia mortale. Diciamo che l'attività elettrica del cuore, che determina il ritmo cardiaco e anche la contrazione del cuore, dipende da fenomeni estremamente complessi che sono caratterizzati dal passaggio di ioni dall'esterno e all'interno delle cellule miocardiche. Questi ioni sono principalmente il potassio, il sodio e il calcio. Dal passaggio fra l'interno e l'esterno delle cellule miocardiche dipende l'attività elettrica del cuore e di conseguenza l'attività meccanica del cuore, cioè la contrazione del cuore. Orbene, c'è un diverso comportamento degli ormoni maschili e femminili nel regolare il passaggio di questi ioni transmembrana all'interno e all'esterno delle membrane delle cellule del cuore.
Gli estrogeni sostanzialmente tendono ad allungare i tempi in cui l'attività elettrica del cuore rientra nella normalità. Gli androgeni invece tendono ad accorciarli. Orbene, questo effetto degli estrogeni, cioè di allungare i tempi di recupero della normalità, che si chiama potenziale basale di membrana, fa sì che sia più facile che insorgano delle aritmie, aritmie potenzialmente mortali. Quindi gli estrogeni, indipendentemente dall'essere in presenza di una cardiopatia ischemica o no, tendono ad essere più facilmente aritmogene rispetto agli androgeni. Quindi gli ormoni sessuali femminili, per certi versi, predispongono, anche se in realtà non è una vera e propria predisposizione, ad andare incontro ad aritmie, soprattutto quando si sviluppano delle condizioni patologiche che aumentano il rischio di aritmie, come l'infarto del miocardio. Per riepilogare, gli estrogeni, diciamo, producono delle alterazioni dell'elettrofisiologia cardiaca che rendono più facile l'insorgenza di aritmie, soprattutto in quelle condizioni in cui altri problemi sorgono in grado di indurre aritmie, per esempio la cardiopatia ischemica. Ed in effetti la donna è considerata a rischio per lo sviluppo di aritmie cardiache potenzialmente mortali in tutte quelle condizioni in cui si realizza una situazione che tende a facilitare l'insorgenza di aritmie, per esempio l'uso di determinati farmaci, alterazioni degli ioni che abbiamo detto sono deputati a regolare l'attività elettrica del cuore, come il potassio, il calcio, il sodio, per esempio, bassi livelli di potassio predispongono alle aritmie e ovviamente predispongono di più le donne degli uomini, perché già le donne hanno questo effetto degli estrogeni che per certi versi facilita l'insorgenza di aritmie. Quindi le donne, per effetto degli estrogeni, sono più propense ad andare incontro ad aritmie laddove si sviluppino delle condizioni che facilitano le aritmie stesse, come esempio l'infarto del miocardio. Tant'è vero che nelle tabelle che si utilizzano in medicina per definire il rischio di aritmia nei singoli soggetti, essere femmine dà un punto aggiuntivo. Vedete, altri punti lo danno quelle cose che vi dicevo, avere alterazioni di quegli ioni che sono deputati agli scambi elettrofisiologici di membrana, per esempio il potassio. Ma essere donna è di per sé un fattore di rischio aggiuntivo in condizioni in cui si possono verificare delle aritmie. Quindi, sostanzialmente, giungendo alle conclusioni di questa presentazione, possiamo dire che è vero che gli uomini sono più soggetti a cardiopatia ischemica rispetto alle donne. È anche vero che le donne muoiono di più e questa differenza di mortalità fra uomini e donne, per meglio dire, fra maschi e femmine, deriva sostanzialmente dalla diversa presentazione clinica dei sintomi e da un certo grado di sottovalutazione delle manifestazioni cliniche nelle donne rispetto agli uomini, dipende da un rischio aritmico maggiore e dipende anche da un diverso interessamento del circolo coronarico nelle donne rispetto agli uomini. Quindi, prima diapositiva delle conclusioni. I maschi hanno una maggiore incidenza di cardiopatia ischemica rispetto alle femmine. Questa differenza è maggiore in età fertile e tende a ridursi successivamente. Io ho messo fertile
riferendomi alla donna. Cioè, è maggiore in età giovanile quando le donne sono protette dagli estrogeni. Tende a ridursi successivamente quando viene a mancare nelle donne l'effetto protettivo degli estrogeni. Ahimè, la cardiopatia, la mortalità per cardiopatia ischemica è maggiore nel sesso femminile. I maschi si ammalano di più, le donne muoiono di più qualora ce l'abbiano. E questo perché nelle donne la presentazione clinica è subdola, perché i sintomi sono atipici, non tipici, e quindi c'è un conseguente ritardo diagnostico. C'è un diverso tipo di interessamento coronarico, che è apparentemente meno grave, ma in realtà è grave come l'interessamento del macrocircolo. Anche in questo caso c'è un elevato rischio di morte. E poi, perché le donne, rispetto agli uomini, sono a maggior rischio di complicanze aritmiche. Quindi sono queste tre le condizioni che al momento attuale, cioè allo stato delle conoscenze attuali, giustificano il perché le donne abbiano una mortalità di cardiopatia ischemica maggiore degli uomini. E sono delle condizioni che è possibile affrontare. Sapendolo, si può cercare di non sottovalutare i sintomi atipici della donna. Possiamo considerare che se anche le coronarie, i grossi vasi coronarici non hanno placche, comunque ci può essere una microangiopatia coronarica. E poi bisogna proteggere maggiormente le donne in caso di infarto nei confronti delle complicanze aritmiche. Io avrei finito. A questo punto, se avete delle domande. Se siete